Falsa invalidità e truffa all'INPS, arrestate 26 persone, erogate indebite indennità per 1.300.000 euro. Atto intimidatorio contro l'abitazione di Michele Nappi a Marignano, solidarietà per l'ex sindaco. Scoperta a Calvi Risorta, fabbrica abusiva di fuochi artificiali, denunciato il proprietario. Canoni idrici ad Angri, il comune fa emettere cartella Equitalia, l'utente denuncia sindaco e dirigenti. Fondi più Europa, erogati ulteriori 100 milioni di euro a 19 comuni. A Cimitile, basiliche in fiore, premiati i corti in concorso. Questi titoli, adesso la pubblicità. Vivere una favola spesso è più semplice di quanto sembra. Villa Minieri, all'esterno, 30.000 metri quadri di splendidi e curati giardini all'italiana. Sullo sfondo, la piscina crea un mood romantico e particolare. All'interno, le sale accoglienti e curate. E per le tue feste di compleanno, la discoteca, musica, luci e colori, per serate all'insegna del divertimento. Un giorno, un evento, il vostro. Anola, villaminieri.it. Benvenuti nel nostro telegiornale. I carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno arrestato 26 persone per truffa ai danni di ente pubblico, contraffazione di certificazioni e varie falsità. Le false invalidità avevano generato l'erogazione indebita di 1.300.000 euro. Il servizio. 26 arresti ai domiciliari per una truffa ai danni dell'INPS di 1.300.000 euro. Sono stati i carabinieri di Napoli ad eseguire i provvedimenti cautelari a carico dei 26 indagati ritenuti responsabili di truffa, contraffazione, falsità materiale e ideologica. Le indagini coordinate dalla Procura partenopea rappresentano il seguito di un'azione capillare contro le false invalidità che dal 2009 hanno portato all'arresto di 337 persone, a 21 obblighi di dimora e al sequestro di beni per 15 milioni di euro. Il gruppo di lavoro della sezione Reati contro la pubblica amministrazione avrebbe evidenziato il ruolo autonomo degli indagati in concorso con persone ancora da identificare nel falsificare verbali di accertamento di invalidità della ASL Napoli 1 mediante l'utilizzo di timbri falsi e sigilli di Stato, attivando così le procedure di emissione dei mandati di pagamento e dei relativi arretrati delle pensioni non dovute. I carabinieri della compagnia di Sapri hanno eseguito un arresto ai domiciliari e una sospensione dall'esercizio di pubblico ufficio a carico di due insegnanti di una scuola elementare di Caselle in Pittari, ritenute responsabili di maltrattamenti a carico di alunni di età compresa tra i 6 e i 10 anni. Il provvedimento scaturisce dalla denuncia di alcuni genitori e dalla collaborazione del dirigente scolastico. Intercettazioni audio e video hanno permesso di documentare numerosi episodi di violenza messi in atto dalle due donne sui piccoli scolari, continuamente intimoriti, aggrediti verbalmente e percorsi, inibendo la volontà dei piccoli a rivelare tutto ai genitori per paura di ritorsioni. Un colpo di fucile a pallettoni è stato sparato contro l'abitazione di Michele Nappi, ex sindaco e sostenitore della candidatura di Michele Papa. La scoperta in mattinata, indagano i carabinieri, intanto arriva la solidarietà dalle forze politiche. Un attentato dai profili apparenti di intimidazione, ma del tutto sconcertante e indecifrabile nella sostanza. Un colpo di fucile a pallettoni è stato sparato nelle ore della notte trascorsa contro la finestra dell'abitazione di Michele Nappi, dal lato che si affaccia su via Montevergine in pieno centro storico a Marignano. E la scoperta dell'attentato è avvenuta soltanto in prima mattinata, non essendo stato udito il rumore dello sparo né dal dottor Nappi e dai familiari né dai vicini di casa. I carabinieri della locale stazione al comando del maresciallo Raffaele Di Donato e gli agenti della polizia scientifica intervenuti per le ricognizioni di rito hanno rilevato tracce di polvere da sparo e null'altro. Michele Nappi, che è stato sindaco e amministratore di lungo corso in città,
è medico particolarmente stimato per le qualità professionali, anche se attualmente è in pensione ed è fuori dalla competizione politica in corso per il rinnovo del Consiglio Comunale con il voto di domenica prossima. Era impredicato per la candidatura a sindaco con il supporto della coalizione di centrodestra incentrata sul nuovo centrodestra. Ma poi lo scenario è cambiato con la coalizione di centrodestra delle larghe intese e Nappi, pur conservando la collocazione in NCD, è uscito dalla scena. Per Michele Nappi gli attestati di solidarietà sono stati espressi da tutti i partiti della città e dal movimento civico Ossigeno. Minacce e gesti intimidatori di questo tipo attentano alla libertà di espressione di ogni uomo. Auspico, ha detto Massimiliano Manfredi, parlamentare del Partito Democratico, che la competizione politica a Marigliano, come in tutto il Paese, in questi giorni resti sana, libera da costrizioni e influenze negative, perché la ragione della dialettica tra i partiti è quella di accrescere il dibattito sul territorio per trovare sempre migliori soluzioni e risposte alle esigenze dei cittadini. Il corpo senza vita di un 52enne incensurato di Bosco Reale è stato ritrovato a tre case in via Tirone della Guardia in aperta campagna. Al momento i carabinieri stanno ascoltando in caserma uno zio 78enne della vittima. Sembra che tra i due ci sia stata una lite per un terreno ereditato. La vittima è stata colpita da due colpi di arma da fuoco al volto e alla schiena. Una fabbrica di fuochi abusiva è stata scoperta e sequestrata a Calvi Risorta in provincia di Caserta, ritrovati oltre 10.000 fuochi dal peso complessivo di 500 kg, denunciato il responsabile. Una fabbrica abusiva di fuochi artificiali è stata scoperta dai finanzieri di Caserta a Calvi Risorta, nascosto tra le campagne di Aria Vecchia, un caseggiato, un tempo fabbrica di fuochi attiva ed oggi dismessa, al cui interno i militari hanno rinvenuto oltre 10.000 artifici pirici artigianali già finiti o da completare per un peso totale di 500 kg. Scoperta anche una botola che permetteva l'accesso ad un locale interrato, vera e propria polveriera, per la presenza di grossi quantitativi di polvere nera, miscele esplosive e prodotti chimici. Il proprietario della struttura è stato denunciato per assenza di autorizzazione alla detenzione e alla lavorazione di materiale esplodente. Un pregiudicato di 71 anni, Giuseppe Santopaolo, al culmine di una lite per motivi di vicinato, ha ucciso con un colpo di fucile alla gola Giuseppe Giugno, di 53 anni, che era passato con un trattore sul suo terreno. È successo ieri sera a Petraro, Turchia, di Sant'Angelo d'Alife, in provincia di Caserta. Santopaolo è stato rintracciato e arrestato dai militari dell'arma. Una cartella esattoriale per un importo di 37 euro sarebbe stata emessa da Equitalia su mandato del comune di Angri, malgrado era in corso un provvedimento del giudice di pace. Da qui la presentazione di un esposto denuncia contro il sindaco, la responsabile del procedimento e la responsabile del settore programmazione e risorse. Canoni idrici, il comune ci riprova. Dopo essere stato condannato dal giudice di pace di Nocera Inferiore al risarcimento del danno esistenziale per 1.600 euro arrecato a un contribuente, l'ente ha dato mandato a Equitalia di emettere cartella esattoriale per un importo di 37 euro. L'utente ha presentato un esposto denuncia alla Procura della Repubblica contro il sindaco Pasquale Mauri, la responsabile del procedimento Antonetta Pepe e la responsabile del settore programmazione e risorse Filomena La Zazzera. I fatti risalgono al 5 dicembre 2007, quando Antonio D'Ambrosio, rappresentato dal legale Elio Alfano, ha ricevuto da Palazzo di Città un avviso di pagamento per il servizio idrico relativo al 2002, pari a 46 euro. Analoghe richieste sono pervenute nel 2004 e nel 2005, ma in entrambi i casi il giudice di pace ha stabilito che in assenza di contratto di somministrazione la corresponsione dei canoni per il periodo 1998-99 e 2000-2001 non è dovuta. Eppure le richieste di pagamento non si sono mai fermate, così come le contestazioni, un'odissea che si trascina da circa 12 anni e che ha visto l'ente puntualmente soccombere. A febbraio del 2012 l'ufficio programmazione e risorse ha chiesto con una raccomandata il versamento di 30 euro per un consumo presunto di acqua effettuato nel 2002.
consumo che non sarebbe stato mai rilevato a causa della mancata installazione da parte del Comune del misuratore idrico, per il quale D'Ambrosio ha inviato a febbraio dello scorso anno istanza di annullamento, contestando ancora una volta la legittimità del tributo davanti al giudice di pace. Da qui la decisione del suo legale di citare in giudizio il Comune per le continue richieste di pagamento inviate, giudicate vessatorie. Un albanese senza fissa dimora è stato arrestato a Cicciano dai carabinieri per furto aggravato e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Si tratta di Duca Altin, di 26 anni, sorpreso insieme a tre complici ancora da identificare mentre tentava la fuga dopo aver effettuato un furto in un appartamento. Bloccato è stato sorpreso con gli utensili utilizzati per il furto, mentre i suoi complici hanno fatto perdere le tracce. Fondi più Europa in Campania, stanziati ulteriori 100 milioni di euro per 19 città medie, soldi che si affiancano alle dotazioni economiche già assegnate nei mesi scorsi. Obiettivo primario dei finanziamenti, la rivitalizzazione socio-economica del territorio e il miglioramento della qualità della vita. Il documento di intenti è stato sottoscritto nell'odierna giornata a Palazzo Santa Lucia dal presidente della Giunta regionale Stefano Caldoro e dai sindaci delle 19 città medie coinvolte nel programma dei progetti integrati urbani, la cui attuazione è finanziata dai fondi comunitari europei. È un documento che vale ulteriori 100 milioni di euro per realizzare gli interventi progettati e mirati sulla rivitalizzazione sociale ed economica sostenibile dei territori e sulla elevazione degli standard della qualità di vita urbana, sociale, energetica ed ambientale. Interventi inseriti nelle progettazioni proposte che interessano tra gli altri i comuni di Salerno, Benevento, Avellino, Castellammare di Stabia, Scafati ed Acerra. Il documento di intenti recepisce le istanze delle amministrazioni comunali coinvolte, istanze maturate in incontri ricognitivi che hanno impegnato in particolare i rappresentanti delle amministrazioni e l'assessore regionale all'urbanistica Ermanno Russo. Come per dire che si sono poste le condizioni per il via libera al programma Più Europa nelle 19 città, in particolare per i progetti di immediata cantierabilità. Altre 100 milioni agli enti locali, quindi siamo contenti di poter fare tante cose per i cittadini di questi comuni. E quindi significa iniziative di rigenerazione urbana, significa patrimonio comunale, efficientamente energetico, insomma sono una bella risposta, mi auguro. Qui ci sono tutti i sindaci contenti e noi siamo felici per loro, per quello che stiamo riuscendo a fare. Dimostra che quando si mettono a posto i conti si sbloccano le risorse, stiamo vedendo, no? Quando tutta la critica alla fine, ma siete sempre lì a contare. No, quello era la premessa per avere tutto quello che stiamo avendo ora. Non esistono comuni in Italia, tra l'altro sopra i 50.000 abitanti con i problemi che hanno le risorse che hanno i sindaci a livello campano, quindi siamo tutti molto soddisfatti di questo lavoro fatto insieme a loro e fatto molto bene. Credo che abbiamo fatto veramente una cosa buona, a dispetto di chi continua a dire che la Regione Campania perde risorse europee. Credo che questa è la risposta immediata, i territori ne avranno immediatamente contezza, quindi con una buona sinergia con le amministrazioni locali, con i nostri uffici e con il nostro accompagnamento, credo che non perderemo nemmeno un centesimo di queste risorse. E se per Più Europa si registra un concreto passo in avanti, resta ancora aperta la trattativa con la Commissione europea per la rendicontazione finale del POR Campania 2000-2006, un capitolo per il quale sono sotto sanzione Campania, Calabria e Sicilia. La Campania rischia la perdita secca di 1,5 miliardi di euro per le inadempienze della programmazione sotto accusa. No, ci sono problemi molto seri, io uso i termini non quelli comunitari, ma per rendere più facile, e sono una vera e propria sanzione, cioè contestano alla Campania, alla Puglia, alla Sicilia, alla Calabria, in particolare perché stanno vedendo ora i grandi programmi, e parliamo del 2000-2006, preistoria. Per me sarebbe facile dire quelli di prima quanti guai che hanno combinato, e invece no, perché qua il problema è la burocrazia europea, è l'Europa che pensa con le sanzioni 2000-2006 con un campione del 2%,
cioè loro fanno un campionamento del 2% e con quel campionamento dicono ti taglio il 25%, quindi ti taglio, ti controllo 100 milioni di euro e te ne taglio un miliardo. Questa è più o meno la dimensione, che è quello che hanno contestato alle nostre regioni. Significa togliere oggi questi soldi, li tolgono ora però, li tolgono su questo programma, quindi tutte queste cose che stiamo facendo ci diranno che non le possiamo spendere, o meglio, quando chiediamo cassa per far andare avanti le opere, te le trattengono, come se fosse una sanzione. Serata di premiazione a Cimitile per i corti in concorso nell'ambito di Basiliche in Fiore. La manifestazione è in corso di svolgimento nelle Basiliche Paleocristiane. Cimitile, le Basiliche, i fiori di una manifestazione che apre alla cultura. Basiliche in Fiore ha consumato la serata di premiazione per i corti in concorso. Giovani registi, attori di belle speranze e tecnici moderni hanno proposto i loro lavori che hanno racchiuso in una sintesi la storia, i significati, i contenuti di storie di vita vissuta, narrata attraverso immagini e interpretazioni che hanno reso l'atmosfera magica e ancor più suggestiva delle basiliche, scrigno di cristianità e polo culturale di una cittadina e di un'area che si apre al mondo culturale italiano attraverso iniziative di spessore. Diciamo che il posto è suggestivo, anche dove verranno proiettati sono insomma, alcuni corti che verranno proiettati in una chiesa, quindi è particolare il contesto. E che altro dire? Le difficoltà del tuo lavoro che proponi a questo Basilica in Fiore? Le difficoltà... della produzione, se ce ne sono state ovviamente. Innanzitutto trovare i soldi in quanto produttore, e che ovviamente un po' vengono investiti in proprio, un po' vengono ricercati da altre fonti. Infatti in questo caso parte della troupe ha contribuito alla produzione del corto, il regista per esempio, il sound designer, il regista Pierluca Di Pasquale, il sound designer Damiano Cesarini e lo sceneggiatore Leonardo Giordano. Che cosa racconta? E il corto racconta di una situazione un po' insomma, misteriosa, in cui si trova un ragazzo legato in un ambiente che sembra un retrobottega, una cantina, non è ben definito, e due cinesi insomma, lo tengono prigioniero, e poi si scopre andando avanti nel corto che questo ragazzo ha avuto l'ardire di fare una rapina nel ristorante di questa cinese, e poi insomma, per vedere serve anche non sapere la fine, sennò poi non c'è gusto. Qualcuno può pensare che lavorare sui corti significa abbreviare i tempi di lavoro e di produzione e racchiudendo in sintesi la storia, ma non è proprio così. Insomma, il corto è un'arte particolare dove ci sono tantissime difficoltà per avere sintesi nel raccontare la storia. Sì, il corto fatto bene è un'arte difficile, nel senso che spesso sono dei piccoli film, spesso sono dei semplici esercizi di stile, ma il corto vero e proprio, insomma, ben riuscito è una perla rara e un elemento completamente diverso da un lungometraggio, anche se poi spesso si fanno i corti per testarsi, trovarsi anche come squadra e sperimentarsi nell'attesa di poter fare il passo successivo. E con questo è tutto, il telegiornale termina qui, grazie a tutti voi per averci seguito, arrivederci. A tutti gli sposi, offerte eccezionali da Tufano Arredamenti. Camera completa con letto contenitore a 990 euro. Parete moderna, vari colori, a 649 euro. E parete attrezzata a 949 euro. Cucina 3 metri lineari con elettrodomestici classe A, euro 1250. Cucina componibile metri 3,60 completa di elettrodomestici classe A, ad euro 1890. Vetrina a 1590 euro. Tavolo allungabile fino a 2 metri a 249 euro. Madia moderna a 299 euro. Divano letto Doris a 649 euro. Divano angolare a 1090 euro. Camera contemporanea a 3490 euro. Inoltre, per acquisti superiori a 2000 euro, weekend per due persone presso il complesso turistico Villa Verde Eventi.
Tufano Arredamenti, 10.000 metri quadri di convenienza, a Saviano, in Piazzale Ferrovia.